Nel giro di una settimana il portiere titolarissimo del Siena e tra l'altro, insomma, alla terza partita è arrivata anche una vittoria. Sì, sono stanco ma felice perché era fondamentale vincere, non ci interessava il modo, bisognava portare a casa i 3 punti assolutamente per continuare a lottare per un posto tra i playoff. E niente, no, per quanto riguarda il posto, no, sono contento a livello personale, ma è stata una. Me l'ha fatto sudare Davide, è stata una bella, come dire, siamo molto amici anche fra di noi, ma c'è tanta competitività tra di noi, però sempre sana, sempre a un alto livello e poi anche grazie a lui che vengono fuori queste prestazioni qua perché mi fa tenere alto il livello durante l'allenamento. Anche una grande parata in fondo decisiva anche a fine del risultato, anche nelle ultime partite quando hai esordito, sì, avevi fatto delle ottime parate, questa anche decisa da 3 punti. Sono anche questo, finalmente la mia prima vittoria con questa maglia e sono contentissimo perché è stata proprio una liberazione e speriamo che serva ancora per arrivare tra questi playoff che è il nostro obiettivo. Per ora, per concludere bene il campionato. Tra la prima e la terza partita c'è stata la differenza anche come approccio, come sensazioni, come fiducia in se stesso, come emozioni. Ma guarda, devo dirti la verità, oggi sono arrivato molto più consapevole al momento perché comunque ci sta comunque esordito in partite, possiamo dire, difficili perché Trastevere e Montevarchi sono le squadre più forti di questo campionato insieme a noi. E quindi però sono arrivato bene. Oggi ero più dentro, ancora dentro la partita e spero che la cosa andando avanti aumenti ancora di Ho più. pensato che dopo la partita con il Montevarchi, con Agnello, cosa avessi detto su quel mezzo Eh no, sono pasticcio. cose che rimangono nello spogliatoio, però ne abbiamo sicuramente parlato e per il modo in cui ci chiede di giocare il mister sono passaggi che ci possono stare e quindi c'è stata una, possiamo dire così, non ci siamo trovati io e Ciccio, però abbiamo risolto, ecco. Già oggi sono andato a salutarlo subito dopo la partita perché anche oggi è stato uno dei migliori in campo come a Trastevere, quindi sono contento anche per lui. Ti do una notizia, non sai ovviamente ancora i risultati, immagino, di altri campi, ma se il Siena vince le prossime due partite è certo di andare a Mi fa piacere che mi dici questa cosa qua, e è uno sprone in più sicuramente perché quindi in questo momento siamo artefici del nostro destino, nonostante le tante sconfitte siamo ancora in lotta per un posto e sicuramente questa notizia ci dà ancora di più una marcia in più perché basta vincere e siamo dentro.